Nei primi anni del 2000 nessuno si avrebbe mai potuto pensare che saremmo riusciti ad arrivare così in alto. Si è lavorato affinché si potesse uscire dall'ombra. Il percorso è iniziato 20 anni fa, quando all'epoca, all'inizio degli anni 2000, esisteva ancora la Federazione Italiana Sport Disabili. Da lì iniziò un percorso di costruzione di un movimento, no? Avevamo una vision, a questa vision corrispondevano degli stati di avanzamento in termini di lavoro che andava messo in campo per concretizzare poi quello che è accaduto e del quale stiamo raccogliendo, come dire, frutti negli ultimi anni, in particolar modo in quel di Tokyo, sotto il profilo naturalmente tecnico-agonistico, perché le 69 medaglie di Tokyo rappresentano, insomma, un risultato, non dico inimmaginabile, perché era assolutamente immaginabile, perché abbiamo lavorato per quello, però presumibilmente, insomma, nei primi anni del 2000 nessuno avrebbe mai potuto pensare che saremmo riusciti ad arrivare così in alto. Il mondo dei media ha cominciato ad accorgersi del movimento, ha nello stesso tempo intrapreso con noi e indotti da noi un percorso di crescita anche sotto il profilo proprio squisitamente culturale, nella capacità narrativa che fosse rispettosa del movimento sportivo e che perdesse, no, tutti quegli orpelli di attenzione solidaristica, pietistica che caratterizzavano un po' il passato. Quindi anche il mondo dei media rappresentava un mondo che dovevamo prendere per mano, accompagnare, educare affinché poi potesse rappresentare il 12° giocatore in campo, così come è stato in occasione delle varie Paralimpiadi, non ultimo Tokyo e Pechino, e che ha aiutato l'accensione dei riflettori sul nostro movimento. Hanno imparato ad ascoltarci, quelle che erano ad ascoltare le nostre esigenze, ad ascoltare le nostre riflessioni, tra virgolette, di politica sportiva, ad comprendere che noi attraverso lo sport tentavamo di mettere in moto dei meccanismi di comprensione e non di compassione, di comprensione rispetto a quello che c'è dietro un evento sportivo, ma soprattutto un atleta, che può essere utilizzato per comprendere anche quella che è la vita di una persona disabile, perché tu parti da là, nell'accezione più nobile della politica sportiva, per poi tradurre e riportarla nella quotidianità delle difficoltà di una persona disabile nel nostro paese come in altri paesi del mondo. I risultati non vengono per caso, non rispondono mai a miracoli, sono sempre frutto di lavoro. Io credo che noi abbiamo fatto quello che con grande umiltà andava fatto, avere una visione, quindi dove voler andare, che cosa voler realizzare, un progetto. A questa visione far seguire un programma di impegno e di lavoro, quindi con fasi di avanzamento, di verifica del lavoro, e nello stesso tempo poi riuscire a portare avanti tutto questo con determinazione e coraggio. Il primo coraggio che abbiamo dovuto in qualche modo mettere sul tavolo, chiedere a tutte le società nostre sportive, quelle che rappresentavano la base dell'allora Federazione Italiana di Sport e Disabili, di seguirci. In che cosa? Nella scelta di uscire dal CONI. Io sapevo perfettamente che avevamo bisogno di far uscire il topolino da dietro la montagna per cominciare a prendere un po' di luce, per brillare della luce del valore del nostro movimento e per farlo crescere in termini di dignità sportiva. Dopodiché arriverà un momento nel quale i due mondi si riconosceranno di nuovo, ma quando avverrà questo momento saremo talmente a pari livello in termini di dignità di organizzazioni sportive che tutto avverrà naturalmente e non ci saranno più differenze. Io dico sempre, in questo caso noi abbiamo fatto delle scelte politiche, abbiamo portato avanti un'azione politica con la P maiuscola, con la più nobile politica. Noi sapevamo che bisognava far tutto questo per essere attrattivi, coinvolgenti e per aiutare quella che io ho sempre definito quella rivoluzione culturale nel paese, e è quello che è successo. Io andavo mendicando e sfogliavamo i giornali per cercare le varie sui giornali che parlassero dei nostri risultati. Oggi abbiamo ore di diretta della RAI, giornalisti che cercano i nostri campioni, che sono diventati non solo campioni ma anche personaggi. Oggi fra i personaggi, campioni personaggi più famosi, ci sono, almeno tra i tanti olimpici, ci sono due straordinari campioni, ma non solo, forse più di due, che sono paralimpici. Parlo di Alex, al quale va sempre il nostro pensiero, parlo di Bebe, di Ambra, Martina, parlo di Simone Barlam, che sono diventati campioni personaggi. E campione personaggio che cosa vuol dire? Che tu in un
come dire, attraverso la tua testimonianza di grande atleta diventi testimonianza anche come fonte di ispirazione per tanti altri. Ma tutto questo è stato scritto, è stato immaginato, è stato portato avanti con umiltà, con perseveranza, piano piano, un passettino alla volta. Pensa solo alla barriera e al muro che abbiamo buttato giù dell'arruolamento degli atleti disabili nei corpi dello Stato e nel gruppo paralimpico della difesa. Qualcosa di inimmaginabile. Io ero un atleta, quando chiedevo queste cose, ero un giovane dirigente, quando mi battevo per queste cose mi davano il puffetto sulla guancia, la pacca sulle spalle, come dire sì, bella idea, ma stai vaneggiando. Eppure ci siamo riusciti, l'abbiamo portata a casa, ma con perseveranza, con fatica e mai anteponendo politiche della disabilità, nel senso buono del termine, cioè mai anteponendo la disabilità. Io ho sempre tentato di riuscire a portare a casa i risultati anteponendo la ragione delle nostre rivendicazioni, ma non la disabilità. Noi abbiamo avuto i primi arruolamenti, assunzioni nelle Fiamme Gialle, Guardia di Finanza, usciranno i bandi di arruolamento nelle Fiamme Oro, nelle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria e così per il Gruppo Paralimpica Difesa. Ma io ti pongo una domanda, ma secondo te questo è più importante per gli atleti che godranno di retribuzione, coperture previdenziali, sanitarie o per il paese?